Let it snow, let it snow, let il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio per trascorrere queste festività nel migliore dei modi e con la giusta atmosfera. Il 25 dicembre, si sa, è un giorno speciale, a tratti anche magico, sia per i grandi che per i più piccoli. Luci, colori, addobbi, presepi, idee, regalo e tanto altro per vivere in modo unico questo momento nel pieno della tradizione. Ma quali sono le novità di quest'anno? Una delle novità di quest'anno, o perlomeno uno dei colori del Natale 2022, è sicuramente il verde bosco. Il verde bosco, che con i suoi colori che vanno dal verde per l'appunto fino ai marroni, si porta con sé tutta una serie di piccoli e simpatici animaletti e dei paesaggi tipicamente invernali, quindi civette, dei piccoli scoiattoli, delle renne, che vanno a caratterizzare il nostro Natale, il nostro albero, in una maniera molto simpatica. Un colore invece che era novità e invece si è affermato come uno dei grandi classici ormai da qualche anno è il rosa. Il rosa che, diciamo per antonomasia, non è uno dei colori più facilmente ricollegabili all'atmosfera, al periodo natalizio, ma a tantissimi sta piacendo ed è così molto più semplice trovare un albero rosa o riuscire a inserire il rosa proprio nelle proprie case. Un grande classico che ci contraddistingue sono le lanterne adornate artigianalmente, e una serie di lanterne scelte da noi e decorate proprio dai nostri floral designer, e quindi andando ad aggiungere all'interno di queste belle lanterne dei soggetti che sono tra i più disparati. Abbiamo le natività, abbiamo gli scoiattoli del verde bosco, abbiamo dei simpatici orsi, abbiamo degli angeli. Si possono andare a caratterizzare e personalizzare anche seguendo i vostri gusti personali. Uno degli articoli che in assoluto fa impazzire sia i più piccoli che anche i più grandi sono i Village Christmas, nonché dei paesaggi con luci, suoni e movimenti che quest'anno abbiamo ambientato nelle Alpi in miniatura. Quindi passando dalle cime del Violet fino alla Marmolada abbiamo tutti questi piccoli paesaggi che creano un villaggio. C'è anche una simpatica storia e tradizione che arriva dall'America. Solitamente questi paesaggi vengono regalati ai propri amici, ai propri cari nel periodo natalizio, e quindi chi ha un villaggio grande è un sinonimo che ha tanti amici.